Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che forse non vi ho mai parlato, ma che ritengo sia giusto parlarvi perché fa parte appunto del succo e di quello che tratta questo canale realmente. Ma tutto dopo la sigla. Ma prima di iniziare, come sempre, come dico in tutti i miei video, sostenetemi dandomi un like e soprattutto iscrivendovi al canale. Per voi non è niente, è un gesto gratuito, non ha costi e lo si fa in pochi secondi. Per me invece è un gran sostegno per potervi portare sempre più notizie e portare avanti questo canale al meglio. E come ho detto all'inizio, io voglio portarvi un racconto. Oggi vi voglio parlare, vi voglio raccontare una cosa di cui è realmente questo canale, la nascita di questo canale e il motivo, anzi Oltre lo Sguardo, il nome e il modo in cui io voglio portare avanti questo canale e ho portato finora è quello della fotografia e il video. Ma prima di arrivare a parlare di questo, che sarà un altro video poi più in là, io voglio parlare in questo video di cosa realmente per me è la fotografia. Per me la fotografia è qualcosa che sta qui, nel cuore. La sento dentro, è una cosa che mi rilassa. Se ho problemi faccio foto perché mi distraggo e penso sempre alla fotografia al di là del resto. E questo canale è nato per portare il mondo della fotografia e il video, anche il video, nel canale YouTube, nel mio canale YouTube, e anche per questo si chiama Oltre lo Sguardo. E il senso che ho dato a questo titolo è quello che la fotografia, il video, non è solamente guardare e fare, e anche chiudere gli occhi e pensare ciò che si vuole fare, oltre lo sguardo. Infatti, se voi vedete l'immagine del profilo, è proprio questa. E il senso che io voglio dare è appunto quello di che per me sono importanti sia la fotografia che il video. Spesso vi porto qualcosa extra, ma come dico sempre lo faccio per accontentare quelli che stanno iscritti nel mio canale e magari di fotografia e video non gli interessa più di tanto. Però questo non significa nulla, non significa nulla perché la maggior parte dei video però girano intorno al video e alla fotografia. Quando vi porto un prodotto di Apple è perché con per fare fotografia e video hai bisogno di un prodotto Apple, o meglio io uso Apple, poi c'è chi usa altri prodotti ma io uso quello e tutto gira intorno a quello. Io non porto solo macchinette fotografiche come fanno magari tanti altri youtuber che fanno bene, e non sto criticando il lavoro di nessuno perché ognuno ha il suo modo, il suo diciamo modo di lavorare, comunque di fare video. Il mio è quello di non concentrarmi solamente su macchinette, obiettivi, anche perché la possibilità di portarvi una macchinetta nuova ogni giorno non ce l'ho. Quindi in questo canale l'ho improntato in tutte le piccole cose che la fotografia c'entra o magari che la sfiora. Vi faccio un esempio. Bello dalla diretta. Quando vi porto i video sugli iPad, qualcuno potrebbe dire: che c'entra l'iPad con la fotografia? L'iPad con la fotografia c'entra tanto, perché io, oltre il mio MacBook, il mio iMac fisso, post produco ancora tutt'oggi e arriveranno dei video in futuro che
si possono modificare le foto, lavorare con il proprio palco. Quando vi porto le fotografie dei prodotti, lo faccio perché voglio consigliarvi il prodotto, soprattutto niente senza guadagno, come dico sempre, i guadagni io non ce li ho, oltre lo sguardo non ha guadagni, non collabora con nessuno, e quello che condivide con voi iscritti lo fa perché vuole condividere l'aggeggio, per dirvi acquistatelo perché è buono. Non ve ne porto molti perché, come ho detto già poco fa, a me non mi paga nessuno e lo faccio io, e non ho la possibilità di portarvi prodotti nuovi ogni giorno. Quindi quando ho la possibilità, che magari acquisto qualche prodotto nuovo, vi porto anche il video di questo prodotto nuovo. Questo è per raccontarvi che io amo ciò che faccio e continuo a farlo, e lo faccio in un modo particolare, lo faccio perché mi piace, non lo faccio perché c'è un motivo dietro. Spendo del tempo in quello che faccio perché amo farlo. E concludo col dirvi, perché sennò diventerebbe un video molto lungo, perché in realtà come racconto non è stato niente di concreto, ma era per parlare con voi, di dirvi alcune cose che ci tenevo, voi sapevate e che dovete sapere. Quindi concludo col dirvi che presto arriveranno dei video che con la fotografia faranno veramente i fuochi d'artificio. Poi si avvicina il Natale, nuovi tutorial in arrivo e soprattutto nuovi shooting fotografici. Io voglio portarvi con me in un tour dove vi mostro come realmente si fotografa, e poi ho intenzione di portarvi dei video inerenti ad iPhone. Un'altra cosa che ci tengo a dire: qualcuno si è lamentato del fatto che io porto i video di prodotti magari un po' più, per esempio qualcuno si è lamentato del fatto che con l'uscita dell'iPhone 14 Pro io ho portato video dell'iPhone 13 Pro, perché io non ho acquistato l'iPhone 14 Pro, l'iPhone non me lo regalano, l'iPhone 14 Pro non è che qualcuno me lo paga, qualcuno me lo regala, qualche brand me lo dà. Cioè, quello che voglio dire è che io devo acquistarlo, non ho la possibilità per acquistare iPhone 14, e continuo perché avendolo posso dirvi che ancora è rimasto un'ottima alternativa iPhone 13 Pro. Quindi vi porto i video su iPhone 14 Pro, e questo per me è importante perché c'è tanto ancora da sapere e tanti video che ancora arriveranno. A me delle persone, chi pensa, i commenti assurdi, non mi interessa niente. Io faccio ciò che ritengo giusto, e spero che anche voi continuate a seguirmi ancora come avete fatto finora, il grande sostegno che mi state dando, e quindi ci vediamo al prossimo video con Oltre lo Sguardo.